Eccoci tornati a Dindon Art, anche questa settimana appuntamento con la creatività. Io ho pensato di creare qualcosa di utile, ma soprattutto di simpatico. Ci è capitato sicuramente di andare a tante feste di compleanno, abbiamo fatto un bel regalo, però il bigliettino per gli auguri non è da meno. Allora, un'idea simpatica, originale e creativa potrebbe essere questa. Guardate che carina, un semplice bigliettino che poi si apre e all'interno ha una torta tridimensionale che ritorna all'interno del libretto. Lo possiamo poi personalizzare con le scritte, con il nome, insomma, con le foto, con tutto quello che volete. Allora, andiamo a vedere come si realizza questo biglietto tridimensionale, un po' pop-up, per i nostri amici per il giorno del loro compleanno. Vi dicevo, per realizzare il nostro bigliettino, molto carino, molto, molto simpatico, abbiamo bisogno veramente di pochissimo materiale. Ci occorre un cartoncino un pochino più resistente della carta delle fotocopie. Un cartoncino, un F4, andrà benissimo. Più o meno di questa dimensione, di un 30 cm per 18 di altezza all'incirca, in modo tale da ottenerne uno quadrato di questa dimensione. Prima operazione da fare, lo pieghiamo in due, in questo modo. Schiacciamo bene, quindi il dorso lo andremo a schiacciare per bene, in modo da avere un librettino, in questo modo. A questo punto bisogna lavorare nella parte chiusa, quindi abbiamo una parte aperta nel nostro foglio e una parte chiusa con il dorso. Per aiutarci faremo delle linee in modo tale che poi le andremo a ritagliare e sarà più semplice creare un pochino il tutto. Allora, aiutiamoci con qualche cosa che ci permetta di andare dritti. E facciamo la prima linea così e la seconda linea della stessa lunghezza, più o meno così. Questo sarà il primo piano, cioè il piano più grande della nostra torta. Successivamente lasciamo circa 2 mm e continuiamo a salire. Questa volta faremo delle linee un pochino più corte, quindi così e così, in questo modo. Ancora 2 mm e facciamo uno spazio ancora più piccolo, in questo modo, 1 e 2. E ancora 2 mm e facciamo uno spazio più piccolo, 1 e 2. Perfetto. Allora, a questo punto andremo a tagliare la nostra torta seguendo le linee che abbiamo tracciato, quindi una e due. E pieghiamo in modo tale da non sbagliarci. Il secondo livello, uno e due. Pieghiamo in modo da non sbagliarci, così. Terzo livello, uno e 2, stessa cosa, pieghiamo in modo tale che non ci sbagliamo. Terzo livello, che è l'ultimo piano della torta, 1 e 2. Perfetto. A questo punto abbiamo questa struttura quasi a piramide che saranno le parti della nostra torta. Ricordiamoci sempre che bisogna tagliare dal lato chiuso e non dal lato aperto, quindi la parte del dorso, questa parte aperta deve rimanere tale. Rischiacciamo bene e apriamo la nostra grande torta in questo modo. Spingiamo in avanti solo i livelli, quindi iniziamo dal primo, poi andremo a spingere solo il secondo, poi andremo a spingere il terzo, lo portiamo avanti così, e per ultimo il quarto, in questo modo. Perfetto. Quindi abbiamo già la struttura di tutta la nostra torta, quindi eccola qui, già bella che è pronta. Adesso non resterà nient'altro che decorarla. Come andremo a decorarla? Allora, innanzitutto ci occorrono dei colori a spirito che sono più colorati e più forti. Cominciamo dal basso e nel livello più alto andremo a disegnare una sorta di finta glassa, in questo modo, che poi andremo a colorare. Quindi faccio vedere da questa parte, disegniamo la finta glassa, così,
e poi l'andremo a colorare. Quindi andremo a riempirla di colore in questo modo. Coloriamo per bene, voi che avete più tempo poi dedicateci un pochino più di attenzione senza invadere i livelli successivi, altrimenti il lavoro risulterà un po' imperfetto. Perfetto. Prendiamo un altro colore, un azzurro ad esempio, e andremo a fare il livello superiore. Per livello superiore intendo questa parte qui, quindi andremo a decorare questa parte semplicemente, quindi la parte superiore. Ancora una linea che delinea il livello e le parti della glassa. Ok, coloriamo. Perfetto. Stessa cosa lo facciamo per la terza parte. Prendiamo il giallo ad esempio, linea e finta glassa della nostra torta e coloriamo. Perfetto. Ok, l'ultimo livello, finta glassa e coloriamo. Perfetto. Abbiamo terminato, quindi abbiamo colorato tutti i livelli. Vedete, riapriamo per benino, schiacciamo bene, eccola qui. La nostra torta comincia già a formarsi. A questo punto dovremo andare a creare le piccole candeline che ricordano un po' la nostra torta. Quindi come le andremo a fare? Semplicissimo, prendiamo un altro pezzettino di carta e cominciamo a fare delle linee colorate, quasi casuali. Così, rosso, poi facciamo azzurro. Questo servirà a creare la carta colorata. Se non abbiamo a disposizione la carta, ce la possiamo tranquillamente creare in questo modo. Arancio, perché poi le candeline le andremo a ritagliare. Ed infine il verde. Perfetto. Fatto questo, andremo a ritagliare le varie candeline, quindi 1, 2, 3, 4, 5, di tutti i colori possibili le andremo a ritagliare. Guardate com'è semplice. Così, perfetto. Quindi abbiamo due candeline rosse, eccole qua. Poi abbiamo tre candeline azzurre. Poi avremo due candeline arancio e le altre candeline verdi, eccole qui pronte. Perfetto. Le fiammelle delle candele le faremo gialle, quindi coloriamo un po' di cartoncino giallo e da questo cartoncino andremo a ricavare le fiammelle. Quindi stiamo facendo questo lavoro per far sì che non dobbiamo comprare carta colorata, ma ce la creiamo man mano che ci serve. Quindi se ci occorre un po' di rosso, lo creiamo semplicemente colorando. Adesso mi occorreva il giallo per le fiammelle e eccolo qui pronto. Ne faremo alcune e poi le sistemeremo. Perfetto. Ok. Allora, sistemiamo le nostre fiammelle, un po' di colla. Ok. Sulla candelina e la poggiamo in modo tale da creare, quindi stecchino della nostra candelina, goccio di colla e fiammella, in modo tale da creare queste piccole candeline. Le mettiamo qui, le poggiamo ad asciugare, ne facciamo un paio così vediamo l'effetto finale. Colla e candelina. Perfetto. Colla e candelina. Una volta attaccate tutte le fiammelle, iniziamo ad attaccare le nostre candeline in questo modo. Quindi mettiamo un po' di colla dietro la nostra candela, così, o meglio davanti, perché andremo a fare questo lavoro, e cominciamo a posizionarla qui in alto. Ok, poi andremo a mettere un po' di colla ancora qui, quindi la mettiamo questa volta qui. Ok, ancora, poi andremo a mettere un'altra candelina qui.
colla davanti nella parte colorata e la posizioniamo dove meglio crediamo per dargli un po' di movimento. Più candeline mettiamo, naturalmente, più l'effetto sarà bello. Quindi ancora l'ultima candelina, tanto il discorso è sempre lo stesso, quindi basta realizzarle e attaccarle in questo modo, vedete? E si realizzano i vari piani. Qui ho già il lavoro tutto completo in modo tale che potete rendervi conto di come sarà l'effetto finale. Una volta fatto questo discorso, andremo a creare la copertina, semplicemente piegando un foglio in due, perché altrimenti risulterà un pochino brutto dietro, vedete? Allora lo inseriamo all'interno, lo ritagliamo della stessa dimensione del nostro cartoncino, un po' di colla andremo a mettere, così, in modo tale da fermarla. Perfetto, schiacciamo per bene, stessa cosa facciamo anche dall'altra parte, schiacciamo per bene, eccolo qui, il nostro piccolo bigliettino d'auguri personalizzato è già pronto, vedete, lo potete realizzare in tanti colori, l'ho realizzato in questo caso giallo con una bella copertina da personalizzare e aggiungere al vostro regalo per rendere la festa ancora più bella. Allora io vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre con Dindon Art, tante idee creative qui su Teleuniverso. I nostri appuntamenti e le nostre pagine le conoscete, Facebook Dindon Art, Instagram ancora Dindon Art, insomma lì trovate tante idee. Appuntamento alla prossima settimana, carta forbice e tanta creatività.